Amici di Player Inside, bentornati a Game Fails. Game Fails che si avvicenda con annunci lol, insomma. Esatto, anche se da un po' che non lo facciamo, quindi sì. Siamo tornati in grandissimo spolvero. Continuate, mi raccomando, a mandarci i vostri Game Fails, i vostri bug, momenti divertenti nei videogiochi, seguendo le istruzioni in descrizione. E mi raccomando che non siano soltanto bug, ma anche momenti divertenti che vi capitano e quindi fail. Per esempio fallite una qualche missione in modo divertente, esatto. Ne vedremo alcuni infatti sì. Oggi e procediamo. Io direi di cominciare con un classico, no? Sì. Un Assassin's Creed in cui levita il... Vabbè, sta facendo la prestigiatrice. Sì, se lo porta dietro, ragazzi. Però, per ricordo. L'uomo oggetto, questo sessismo, no? Il solito, mamma mia, il solito sessismo nei confronti degli uomini, che ormai non se ne può più. Attenzione perché... Ma questa... non lo so, ragazzi, qualcosa è successo a questo personaggio. Che bella serie, dovete notarmi. Quel fiery sunrise che... Ok, strano, complimenti. Ma poi in gara come stava? Chi lo sa? Non lo so. Okay. Questo, vabbè, nel muro è rimasto intrappolato. Sì, un classico, insomma, la compenetrazione con i muri. Sì, però lui è proprio dentro al muro. Ah, infatti non si vede dall'altro no, lato. No, è proprio così, nascosto. Ah, e va bene, si può usare come lamerata in questi casi, va benissimo così, però in questo caso la compenetrazione è stata un po' più eccessiva. E abbiamo sempre un Assassin's Creed Unity in questo sì, caso. Sì, esatto. Unity ci riserva delle sorprese anche a distanza di 4 anni dall'uscita. Questo è bellissimo però. 5 addirittura. Questo è stupendo. Però l'autoerotismo così, no? In mezzo alla strada. Questo sembra proprio glitch. Sì. Oh, il sangue retro wave. La scheda video ti è partita. Prendi una nuova Oddio. Nvidia o AMD, fai tu. Qui davvero, ragazzi, io non me lo spiego, non lo so. Perché questi capelli bianchi? No, non è questo, lo sfondo. Oddio, sta cambiando tutto il mondo. Quando si dice... Qui non è il sottomondo, è proprio la città che si trasforma. Si muove tutto tranne per... non lo so. Tranne... Cosa sta... Cos'è? Che cosa? Ma Horizon Zero Dawn, una cosa simile, però in piccolo, questa specie di roccia. Albero. Ah, non è un albero. No, un albero, un albero. Che impazzisce. Una roccia albero. Ma impazzisce quando passa lei, quindi ci sono varie teorie. Ma infatti se tu vedi è anche abbastanza punta ed eretto. Ma questa era scontata, ragazzi, banale, scontata. Raiden non fa ridere, lo so, avete ragione. Raiden, sei pessimo. Però tu hai riso. Un po' sì. Ma per circostanza o perché ti ha fatto ridere? Ma fatto ridere. A lei fanno ridere tante delle mie minchiate. Intanto si agita e alla fine, effettivamente... Vabbè, Assassin's Creed non è Assassin's Creed senza qualcuno di invisibile. Questo è semi-invisibile. Sì. Tipo con la camera. Ma lo vogliamo capire che c'è un c***o di fantasma nella scena o no? C'è cosa che cosa? No, è normalissimo. Che? Ma cosa? Una piccola complicazione. Quanto va bene. Vabbè, va ragazzi, bene. Fallout 76 è inutile. Sì, cioè, sì. Guarda, questo è uno dei motivi. Uno dei motivi per cui il gioco è veramente devastante. Scandaloso. Anche se noi alla fine ci siamo pure divertiti sì, un po' con Fallout sì, 76. Però dovete farvi largo tra i bug. Sì, tra esatto. Cui questo. Sì, cioè, proprio, dovrebbero fare proprio la missione. Cioè, divertiti nonostante i bug. Obiettivo sbloccato. E c'è un po' di ridondanza col personaggio di Alyosha. E due volte? Sì, tre volte. Tra l'altro... Metro Exodus, in uno compenetra proprio il tavolo. Sì. Stai comodo, no? Comodissimo. Le costole come vanno? E la digestione così non è favorita. Non lo so, mi convince. Ok, si chiudono o non si chiudono? Quel cancello automatico. Un vento strano. Okay. Volevi? Volevi che si chiude? La fisicità del... dell'ingresso di questa... Che capelli hanno fatto? No, sembra... i capelli sono belli. No, ma sembra un hipster anni... Ma lui stava 2000. Bene, hipster. Anche il mio era così. Sì, ma non all'epoca questo... non era hipster. Ho capito, però. Però intanto, vabbè. Tra i miei bug preferiti ci sono quelli di Bug Animals, ovvero gli animali. Vabbè. Specie quando sono dei coccodrilli volanti tipo Sharknado, ma con i coccodrilli. Siamo esatto. Fottuti, signori. E non è la cosa più grave di questo bug, perché tutto si distrugge, come vedi, alla fine Madonna. Sottomondo, signori. Sottomondo, vabbè, sottomondo, il sottomondo ci deve essere in ogni puntata. Ragazzi, se non c'è il sottomondo non è Game Fails. Come si agita, Madonna? Ho velocizzato. Ah, hai velocizzato. E sempre Assassin's Creed ci regala il cerbiatto. Che nuota subacqueo. Il bello è che fa la faccia per dire che cazzo vuoi. Io sono qui da stamattina, mi sto divertendo, mi sto idratando. E per gli amanti dei motori, Motorbugs con Infamous, col nostro Pepo. Ah, Pepo, che ringraziamo, lasciamo a lui il commento gioco, eh. Il gameplay
Grandioso, grandioso, ma anche questo è bellissimo. Sì, dopo mille giorni di live, qualcosa del genere ti capita. Come la sta controllando? Con quale perno la sta controllando? Non lo so, non lo so, però era bellissimo. E anche questo. Oh, sulla testa, signore, rivediamolo perché è stato dance con la, con clamoroso. Breakdance con la moto, sai quando si mettono sotto sì. sopra la testa? Non ho mai capito come facciano. Ma attenzione. E questo è bellissimo, questo l'ho già momento visto. Tragico. Questo l'ho già visto. Signori, missione, non ci crederete, fallita. Pazzi per i bug. Questo è mio, ragazzi, di Astral Chain. Ah, ti è capitato. Esatto, quando uno dice voglio correre sul posto. Perché lo squat, se non ti piace, fai corso sul posto, questo è. Invece qui è tanto ubriaco che vede doppio. Ah, tu dici che è questo. Penso. Cioè l'hanno giustificato ma così. Ma secondo me no. No. Secondo me non però tanto. Bene. Però no, beh, cosa stanno facendo? Cosa? Qui io, ragazzi, lascerei. Non lo so, non ho niente da dire. Va bene drogarsi anche a 16 anni, però no, non va bene. Nel senso che Control, che è un gioco molto recente. Esatto, ci sono presenze misteriose, no? Sì. Movimenti altro che Michael Jackson. Qui ci si muove in modo molto più. Cioè, guarda, altro che moonwalk. Robo dance. Altro che moonwalk. Altri livelli, signori. I nemici che saltano. Sì, ma si stanno divertendo di gran. Secondo di gran sì. carriera proprio. Perché li devi colpire? Ma perché? Via da estrema, ma perché queste cose? E FIFA ci regala uno dei soliti, no, immagino, ecco, esatto, incidenti di percorso. Cosa? Alle palle, ai, le palle, levati, hai fatto male alle palle. Ma perché? Hai visto, ragazzi, l'avete visto tutti. L'intelligenza artificiale di Dying Light. Beh, qua sembra molto buono. Un nemico che risale e... Ma l'intelligenza artificiale che sembrava buona e poi l'atleticità del nemico sì, che ci riprova, ci riprova. Pannelli solari. Vai e... Niente, no. Poi urlo straziante, signori. Dai, allora, secondo me adesso ce la fa. Okay. Ci riprova, io ci riprova, ok, stavolta. Vai. Ma che allora sei cretino, scusami. Allora sei scemo. Beh, mangiare al contrario. Più che mangiare. È comodo. Ah, sai tipo le sedioline, sai tipo il carrelli, sì. il carrello della spesa con il bambino che si schiaccia le pallette? Esatto. Voleva provare questa esperienza. Come faccio a tenere in sospeso il piatto per mangiare? Non questo? Lo so, adesso ah, ma è Fallout. È Fallout, e quindi. Ragazzi, di che stiamo a parlare? Ah, e si siede come se non ci fosse. Grim Fandango. Anzi, questo è clamoroso in Grim Fandango. Oh, mi fa lui male. Gioca tutto il gioco così. Come tutto il gioco? Tutto il gioco. Cioè, lui gira. Tra tutto... l'altro, ma quale bestia di Satana sei che giochi con mouse? Con il mouse, punta e clicca Grim Fandango. Vabbè, dai. vabbè. Quale bestia di Satana sei? Ma guarda, però lui come gioca, perché è bellissimo. Parla con me. Meci. Ha no. perso qualcosa a terra. Sto cercando le lenti a contatto. Poi le parla così, guarda, è fantastico. Sentiamo. Ehi, a proposito di quella pistola. Sei pronto? Lo sto cercando. La tua sputafuoco? Sì, se ne avessi una. Giusto. Ascolta. Tutto normale, eh? Sì. Bene, gente. Va bene. Di nuovo Horizon Zero. Sì, quest'uomo non lo vedo messo bene, però parla. Allora, la zoofilia con le macchine, sono macchine, non è la stessa cosa, non la fare. E poi comunque non la fare in generale. No, esatto, della madre. Non conviene, no. Ma ancora FIFA. Sì. Questo è bellissimo. Guarda il portiere. Sì. Già è a cagare. Il portiere non è. Non sei proprio piazzatissimo, caro. Non lo sei. E soprattutto stai andando. Ma loro che fanno? Tira poi. Va bene, quello è il salto che si può fare. Insomma, il salto della barriera. Che dai, però fa ridere in dai, almeno, almeno fai gol. Perché quello se n'è andato. No. Cosa? Non... Come si può? GTA. Ok. What? Oh mio Dio, signor. Io direi di fermarla, Michael. Fermala. Okay. Quando uno sbatte la testa, sì. può succedere questo. Ah, rimane con la testa. A me una volta è successo. Non è vero. Una volta è successo, sì. Sono rimasto così per 3 giorni, pensate. Ragazzi, poi sono morto di sete. Attenzione, questo è clamoroso in PES 2020. Ecco. Clamoroso, guarda, lo rivediamo perché in FIFA, non l'hai anche visto. In PES. Non vediamo, visto. Vediamo, un'acrobazia di testata Benzema. Testata subito, wow. Benzema che ha fatto il doppio salto, praticamente. Esatto, sì. Ok, Resident Evil 2. I zombie sono pericolosi, soprattutto quando si mettono in due. Quando si aggregano, esatto. Non c'è peggio, ragazzi. Diventa un'orda ed che è schifo. Pazzesco. Skyrim. Skyrim, parliamo, facciamo? L'uomo che si gira da solo. Sì, mentre sta parlando. Giustamente, tra l'altro, e con toni solenni, il cavallo in mezzo al cazzo. E poi ci hanno mandato anche un'immagine di Rainbow Six Siege così.
Questo è proprio come ha caricato il gioco a lui. I filmati li preferiamo, anzi noi le immagini di solito non le vogliamo. Questo qui però effettivamente è particolarmente significativo. È bello, è talmente bello e forse lo metto pure in copertina. Si è proprio strappato la... Ecco, siccome ci hai fornito l'immagine di copertina, grazie, quindi ti onoriamo di questa pena. Esatto. Vediamo. Siamo noi che rendiamo grazie a voi per i fails che ci mandate, insomma, ragazzi. Esatto, e voi ovviamente dovete votare il bug migliore di questo mese. E tra l'altro, ragazzi, vediamo il bug migliore del mese scorso. Immancabile Assassin's Creed, insomma. Sì, uccide. Si mettono in fila per farsi uccidere. In tipico stile Assassin's Creed. Un'altra guardia. Sì. E un'altra ancora. Prego, il prossimo. Cioè, si fa la fila e si spawnano continuamente guardie. Sta timbrando i cartellini. Tu dirai ci sarà un limite. No. Cominciano a crescere e a diventare. Però finalmente, dopo 72 uccisioni, si sono accorti che era una minaccia. Guardate quanti se ne fanno. La cosa assurda è che cala pure il frame rate. E magari sta giocando pure su console. Eh? Assurdo. Sì, sta giocando su PlayStation. Effettivamente meritava più di tutti, eh. Non ce lo ricordiamo. Però lo vedrete in editing. Però se l'abbiamo fatto vincere, sì. Non è che l'abbiamo fatto vincere. L'avete fatto vincere voi con il sondaggio, ve lo ricordiamo. Potete votare qui in descrizione. Bravissimo. Così Ryan. Come in descrizione c'è il disclaimer per mandarci tutti i fails che volete. Non mandateceli su Facebook, su Instagram, perché si perdono. Non possiamo stare lì. Noi Facebook e Instagram li guardiamo soprattutto da telefono o dispositivi portatili. Pertanto non abbiamo il tempo di andarli a scaricare sul momento. E poi ci scordiamo di tornare a casa e scaricare. Quindi email. Qui sotto trovate tutte le soluzioni, però grazie mille, mi raccomando, fails in genere, non soltanto bugs e glitch. Esatto, grazie. Noi vi ringraziamo e ci vediamo il mese prossimo con Game Fails. Ciao. Ciao.